Buongiorno a tutti. Come promesso ieri, ogni giorno cercheremo di farvi conoscere il patrimonio culturale di Santa Teresa Gallura, nello specifico i luoghi del nostro cuore, i luoghi che gestiamo con la nostra cooperativa, la Cultur Gallura, da ormai diversi anni. Nello specifico, appunto, il sito archeologico Lubrandali, la torre di Longonsardo e la mostra di archeologia nuragica Lubrandali Leggi, Tocca, Ascolta. Ovviamente ci saranno anche delle altre chicche, del nostro territorio. Per oggi ci concentriamo su un oggetto che fa parte proprio della nostra mostra di archeologia ed è questo. Lo avvicino. È una piccola statuetta di bronzo ritrovata nel territorio teresino. Non si sa bene quando e non si sa bene come. Sappiamo di sicuro che l'originale, perché questa è una riproduzione, è al Museo Sanna. Lo abbiamo ospitato il primo anno all'interno di questa esposizione e poi è tornato al Museo di Sassari. Allora, prima di tutto vediamo che rispetto ai bronzetti nuragici che siamo abituati a vedere in foto o a osservare all'interno dei musei, questo è molto diverso. I classici bronzetti sono questi, sono sicuramente più alti e soprattutto hanno delle caratteristiche molto molto diverse. In base agli studi fatti dal dottor Rubens Doriano, sicuramente ci sono delle grandi similitudini con le piccole sculture in bronzo di provenienza greca, come ad esempio questa. È molto simile, sono state infatti messe a paragone. Allora, prima di tutto si possono notare i glutei sporgenti, questi, e soprattutto si nota la nudità. Cosa che solitamente nei bronzetti nuragici non si ha. In effetti, i bronzetti di provenienza dai vari siti della Sardegna, che sono stati ritrovati proprio dagli archeologi durante gli scavi, ci mostrano addirittura come vestivano, come conciavano i capelli, le loro armi. Ci regalano proprio degli spaccati di vita che sostituiscono quelle grandi mancanze, tipo la scrittura che purtroppo abbiamo per questa civiltà. Quindi sappiamo perfettamente come vestivano e quali erano i loro strumenti quotidiani. Nel nostro caso abbiamo una statuetta, un offerente. In effetti, in mano qui ha un volatile, dà in offerta un volatile e presenta il saluto classico, una sorta anche di buon auspicio. Ma perché è così diverso? Probabilmente il territorio di Santa Teresa, essendo vicino a Olbia, che fu l'unico insediamento greco in tutta la Sardegna tra il 630 e il 510 a.C., mise in contatto degli artigiani di questa zona con quelli arrivati forse dalla Grecia e prendendo spunto o comunque osservando quello che era il loro lavoro, probabilmente appunto un artigiano di questo villaggio o di questa zona creò questa piccola statuetta, che è vero, non ha le dimensioni della nostra statuaria nuragica. Non ha le vesti, ci parla poco, però è comunque stata ritrovata nel nostro territorio e noi siamo fieri di tutto questo. Sperando che nel più breve tempo possibile possiate vederlo dal vivo, lo portiamo noi all'interno delle vostre case e veramente ci auguriamo che tutto questo momento possa passare velocemente. Nel frattempo, vi auguriamo una buona giornata, per oggi è tutto e mi raccomando, state a casa. Ciao!